Grazie Rossella, una precisazione, siamo qui nella provincia di Ancona, proprio nel cuore della Vallesina, siamo a Moie di Maiolati, città di residenza del nostro candidato Jonathan. Gli cedo subito la parola, prego Jonathan. Grazie mille Alessandro, grazie mille alla dottoressa Sbarbati. Dunque io mi presento, io mi chiamo Jonathan Giacchetta, da diversi anni sono un consulente aziendale. Mi occupo di legalità bancaria e tributaria, sono un vigilante della trasparenza del mondo finanziario, cioè permetto agli imprenditori che vengono vessati continuamente dalle banche di riguadagnare dignità e soprattutto valore. Proprio a questo io mi voglio collegare. Sono diventato papà per la quarta volta da 2 mesi e mezzo circa. Sono un candidato indipendente del Partito del Valore Umano e perché Vox? Vox è stato il partito con il quale il Partito del Valore Umano si è ritrovato già dai primi incontri, perché il Partito del Valore Umano vorrebbe, come Vox, rimettere in primo o comunque al massimo livello il valore delle persone. Noi persone non siamo dei numeri, noi persone siamo delle risorse di energia, noi persone abbiamo un valore. Perché oggi Vox è l'unica vera alternativa a quello che è il mondo politico odierno? Io, scherzando ad un mio ultimo intervento, li ho definiti il candidato a presidente della regione del centro-sinistra Mangiaroli e il candidato a presidente della regione del centro-destra Acqualardi. Perché ho fatto un gioco di parole? Per un semplice motivo, perché se vai a scomporre quello che loro dicono, quello che loro vogliono, sono liberali che vogliono le stesse cose. Cambiano gli strumenti? No. Cambiano le figure? Quasi. Due linee parallele che poi convergono entrambe nello stesso identico punto. Noi dobbiamo e siamo l'unica vera alternativa. Noi siamo quelli che, se facciamo un convegno come questo, che facciamo delle frasi riferite, non lo so, a Mao Zedong, noi siamo dei comunisti e quindi veniamo vessati perché siamo dei comunisti. Se facciamo dei riferimenti a quello che potrebbe essere ripristinare un pochettino di valore all'italiano, siamo dei fascisti e quindi dobbiamo essere categorizzati come fascisti. Tutto questo non può più stare, tutto questo non può più essere. Noi abbiamo bisogno che le persone che sono il massimo, ripeto, il massimo organo della democrazia, la figura più importante della democrazia, che riutilizzino il loro diritto sano e sacrosanto del voto. Oggi come oggi, ogni persona mentalmente elastica e soprattutto intelligente è in grado di poter dare un voto. Ognuno può decidere se votare da una parte e ognuno può decidere se votare dall'altra. L'unica cosa che tutti dovrebbero fare, ecco, tutti dovrebbero votare, tutti dovrebbero sentire, tutti dovrebbero informarsi e tutti dovrebbero almeno ascoltare le versioni di tutti. Io dico la verità, io qui alle Moie ci abito da poco più di un anno, mi sono trovato sicuramente benissimo e prima di abitare qui abitavo nella zona di Numana. Questi giorni sto girando da convegni a convegni con associazioni di categoria, con impegni con le famiglie con disabili, le famiglie con i diversamente abili, che io pensavo fosse la stessa cosa ma non è così e per fortuna l'ho compreso, i convegni con le confapi, i convegni con le commercio, con la confartigianato, con la CNA e chi più ne ha più ne metta, perché tutti vogliono la stessa cosa, tutti vogliono le risorse, tutti vogliono avere la possibilità di investire, tutti vogliono evolversi, giustissimo, perché le Marche sono le Marche e non sono più le marchette. Quello che è chiaro oggi è che le ricette del passato non hanno funzionato, quindi per forza di cose bisogna cambiare. Cambiare non significa né da una parte né dall'altra, cambiare significa avere il coraggio di cambiare. Questo è quello che noi chiediamo a tutti, questo è quello che noi chiediamo a tutti. Noi non possiamo essere il dio denaro, noi non possiamo lavorare 14 ore al giorno solo perché altrimenti non avremo quei 1.000 euro da arrivare a fine mese. Siamo fuori da ogni concezione, siamo fuori da ogni liberalismo. Lo chiamano liberalismo, non c'è la libertà di nessuno. Siamo sotto regime e non ce ne siamo accorti. Nessuno, ripeto, nessuno nega l'esistenza di una pandemia. Anzi, ci mancherebbe.
per carità e la sofferenza, noi ci uniamo a loro che hanno sofferto più di noi, per tutti coloro che sono stati toccati da vicino e direttamente. Sicuramente le cose non saranno più come prima, questo l'abbiamo capito. E se io l'ho capito, che ho un piccolo cervello, lo possono capire tutti. Se tutti abbiamo capito che le cose non saranno più come prima, significa anche che la politica non deve essere più quella di prima. La politica ormai si è scostata completamente dal cittadino. Il messaggio iniziale della politica era: io politico porto il tuo messaggio, io politico porto le tue sofferenze, io politico porto le tue richieste, o almeno ci provo. È come un medico. È inutile che il medico spera di curare me se io ho il mal di pancia e non gli dico che ho il mal di pancia e mi cura il mal di testa. Sono io che sono il paziente, io che sono il cittadino che ti devo dire il malcontento. Il malcontento della zona in cui siamo quale potrebbe essere? Da anni c'è una discarica per il quale guadagnano un fior di quattrini? Da anni addirittura, adesso sono notizie abbastanza recenti, dove l'ex, perché ormai sarà ex, presidente della regione Marche Cericcioni ha addirittura fatto un patto per gestire lo stoccaggio anche di che cosa? Della mondezza di Roma. E siamo comunque in un paese dove magari la discarica non è neanche più a norma, perché l'ho stabilito io, no, perché l'ha stabilito l'Unione Europea con determinate norme e normative. Non ci sono discariche a norma, questa l'hanno definita la discarica dei rifiuti speciali. Hanno speso un pozzo di quattrini in questa zona per fare una scuola bella, modello college, sopra una falda acquifera. Se per voi questo è normale, io ho, ripeto, 4 figli, l'ho già detto, 3 vanno a scuola, 2 in quella scuola lì, io un minimo di preoccupazioni me le faccio. Le vogliamo gestire come coloro che devono aiutare i grandi, i forti e gli unici da aiutare, oppure vogliamo ripristinare il valore che hanno i piccoli negozietti che sputano il sangue da 30 anni? Perché sino ad oggi il grande è grande, tutto quello che ci vogliono far comprendere, il grande è bello, il grande spende meno, il grande fa risparmiare e i piccoli muoiono. E notizia dell'altro ieri o ieri, non mi ricordo bene perché ormai questi giorni ne sto vedendo di tutti i colori, dove sempre Ceriscioli in giunta in pompa magna a una squadra di ingegneri ha stabilito che cosa? Ad Amazon 100 ettari e siccome i suoi candidati, signor Tale Mangialardi, sindaco di Senigallia, non vi dico come è Senigallia, non lo devo dire io, basta che lo vedete, dicono che non ci sarà lo sfruttamento del terreno, 100 ettari che arriverà a Amazon e che cosa ci sarà lo vedremo da qui a poco, dove lo sfruttamento dice per fortuna avremo 1000 posti di lavoro in più, poi dopo voglio vedere quanti ne chiuderanno nei dintorni. Non è più possibile, non è più accettabile, nel senso che ci deve essere per forza un equilibrio, sì ci devono essere i grandi, ma non ci possono essere su un paese o addirittura, parlo di Ancona, su un chilometro di strada 5 multinazionali, c'è il Roadhouse, c'è il McDonald's, c'è il centro commerciale, ci stanno 5 multinazionali, un altro le stanno costruendo. E ai piccoli? Sì e no, dei finanziamenti a pioggia che neanche riescono mai ad essere intercettati, perché fra le 1000 clausole che hanno ce n'è sempre qualcuna che non va bene per il piccolo imprenditore. Tu no, perché tu l'anno scorso hai dichiarato 110.000 e invece hai fatto 112.000 e quegli altri tengono la sezione, tengono la sede legale fuori dall'Italia in Olanda ed evadono miliardi di euro. Ma tutto questo non ci può più stare. Perché mi sono candidato? Semplicemente perché io, come dicevo prima, ho 4 figli e qualche cosa devo provare a fare, perché se lascio fare a loro non ho una vera e propria alternanza, non ho una vera e propria alternativa. Noi stiamo chiedendo a voi il coraggio di aiutarci, noi abbiamo avuto il coraggio di metterci, voi dovete avere il coraggio di aiutarci, siete voi che ci dovete dare la vostra fiducia. Oggi ho diversi amici per fortuna, perché tanti anni sono stato nella ristorazione e con l'attività io incontro sempre più spesso imprenditori, dipendenti, vengo dalle basse e ho sfiorato le alte, quindi ho qualsiasi ordine di pensiero. Oggi mi sento dire, ma guarda caro Giovanni, io ce l'ho anche un gruppo d'amici, sai, sarebbe anche bello se ci fosse una vera e propria alternativa, ma che te lo do a fare il voto, che è un voto andato via, un voto buttato via? No, no, non è un voto buttato via, anzi dovrebbe essere rispettato. E a tal proposito mi collego, non possiamo permettere che venga stracciata via la nostra Costituzione, non possiamo permettere che venga calpestata. A tal proposito dicevo, mi collego al referendum, io domenica scrivo e dico no, perché in questo modo
stiamo togliendo ai piccoli di essere rappresentati. Ma io dico, ma vi siete domandati come mai sia possibile che per la prima volta forse abbiamo il mostro a tre teste, come lo chiamo io, centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle, tutti d'accordo sul sì? Ma io qualche domanda non la farei sinceramente. Ma soprattutto, di chi è la proposta dei 5 Stelle, che sarebbero coloro che volevano ribaltare i palazzi, non volevano più i giochi di potere, e che stanno facendo? E che cosa hanno fatto? Cattiva politica, falsa alternanza, stampella del PD. Tutto questo, Vox dice no. Con la vostra forza potremmo anche avere almeno un minimo d'udienza. Le cose che faremo noi, se avremo la possibilità almeno di dire la nostra, le prime cose, delle inchieste, perché si sono piovuti dei soldi, dei milioni di euro, abbiamo ancora una quadrilatero incompleta, abbiamo una zona sismica con le persone che ancora stanno in mezzo alla strada, sulle casette che hanno le filtrazioni d'acqua, milioni di euro piovuti, 4 commissari, non ce n'è uno che abbia fatto il bene e l'interesse veramente di questa povera gente. Abbiamo la 14 che sono 20 anni che dobbiamo fare la terza corsia. Abbiamo il settore turistico della zona della Riviera del Conero, ma tutto il settore turistico che ha perso il 40% quest'anno. L'altro giorno in un convegno c'era Mangialardi che diceva: ma le aspettative sono state diverse, addirittura abbiamo avuto un più il mese d'agosto. Bisogna che qualcuno al Signore glielo riferisca, che in realtà quei ristoranti, quelle attività, quel turismo ha perso marzo, aprile, maggio e giugno abbastanza. Ha perso il 30% dei tavoli i ristoranti e pizzeria, hanno perso il 30% degli ombrelloni gli stabilimenti balneari. La stagione è già corta, prima 40 giorni, non lo dico io, lo potete vedere in qualsiasi parte, si è ridotta del 40%. Dice: ci sono state le presenze, è vero, i ristoranti hanno riempito, ma purtroppo l'italiano ha la coperta troppo corta, la maggior parte dell'italiano è disposto a fare il sacrificio per andare in vacanza, ma non può fare una vacanza come veramente vorrebbe. Quindi l'italiano, la differenza da quello che è lo straniero, che è quello che ci è mancato quest'anno, sono circa il 30% delle spese. Un italiano spende ipoteticamente 1000 in una settimana, uno straniero spende più. Non potevano venire gli stranieri? Ben venga, ci sono stati degli incentivi, delle agevolazioni, ma figuriamoci. Ma persone che stanno all'interno del settore del turismo hanno preso la cassa integrazione ad agosto, da aprile. Ci sono ristoranti che devono per forza assumere camerieri a marzo per formarli, insegnargli il mestiere, fargli fare la stagione da 30 giorni, e tutto questo chi glielo paga? Nessuno. Le spiagge diminuiscono ogni anno. Il settore degli imprenditori, il nostro tessuto sociale, i nostri imprenditori, sono stato ad un convegno a Federico II, c'erano 300 imprenditori, non c'ero io a dirlo. 300 imprenditori che non sanno, poverini, dove sbattere la testa, e ci credo. E gli aiuti che hanno avuto? Zero. La maggior parte di loro hanno dovuto anticipare la cassa integrazione e poi si sono ritrovati addirittura quasi vessati dalle famose tasse che dovevano essere sospese alla moratoria dei mutui, dei leasing, che siccome non erano mutui ipotecari, quindi non per le famiglie, non sono stati sospesi. Questa è l'assurdità. Questa è l'assurdità. Da soli possiamo fare qualche cosa? No, non possiamo fare niente. È inutile che facciamo gli ipocriti. Da soli, siamo in quattro gatti, non facciamo niente. Se abbiamo la fiducia da parte di 10, 15, 20, oggi inizieremo a crescere. Vox ha solo un anno. Quelli che stanno davanti a noi ci sono da sempre. Dateci la possibilità e noi sicuramente quello che faremo lo faremo per voi. Saremo di nuovo vicini al cittadino, stabiliremo dei tavoli costituenti dove metteremo al tavolo chi? I professionisti, le persone che sanno di che cosa parliamo. L'altro giorno lo stesso vado all'ordine degli architetti e mi dicono: in realtà fanno i grandi progetti, a noi neanche ci interpellano più, da noi vogliono solo che mettiamo la firma, perché loro le responsabilità non se le prendono. Liberi professionisti che devono anticipare i soldi per poter lavorare e poi si ritrovano la banca che invece gli taglia le gambe perché gli riduce il filo. Signori, questa è pazzia. Se voi volete permettere ancora che questa pazzia vada avanti, continuiamo con le stesse ricette e continueremo ad avere gli stessi problemi.
Se voi invece volete avere lo stesso coraggio che abbiamo avuto noi, continuiamo a fare un taglio delle vecchie ricette, proviamo qualche cosa di nuovo e speriamo che qualche cosa che debba accadere sia diverso da quello che è successo in quest'ultimo mese e mezzo, non chissà quando. Io ringrazio comunque coloro che sono intervenuti, ringrazio coloro che ci dedicheranno del tempo ad ascoltare questo nostro intervento, e chi più ne ha più ne metta. Le Marche sono le Marche, una delle regioni più importanti d'Italia. Le Marche dal livello enogastronomico hanno delle eccellenze, non abbiamo invidia di nessuno. Qui abbiamo agricoltori che dalla mattina alla sera lavorano 12, 13, 14 ore, io cioè i trattori, abito in campagna, cioè i trattori anche alle 5 della mattina, e sì e no che ne riescono a venire fuori perché non c'è una vera e propria incentivazione, non c'è un bel niente, dobbiamo cambiare dalle radici, dobbiamo cambiare tutto, ma abbiamo bisogno di voi, di ognuno di voi. Questo è quanto. Io vi ripeto, grazie ad Alessandro, grazie appunto alla capolista dottoressa Sbarbati, e siamo nelle vostre mani. Grazie comunque.